morto, lucidamente, con la morte, e però ne sono fuori, e quindi sono grato, felice, e piano piano, con un po' di riabilitazione, ritorno alla vita normale. La cosa più bella però che voglio dire è che ho sentito un'enorme vicinanza della gente di tutta la mia diocesi, e dei miei amici di Fossano, anche quando non lo sapevo neppure perché non potevo vedere il cellulare, ma l'ho sentita quando poi ho aperto il cellulare. Veramente sono rimasto commosso da quanta gente mi è stata vicino, mi ha ricordato, e da quanta gente ha pregato per me, da quanti qua tutti, veramente questo mi ha commosso, ed è una cosa bellissima che mi porterò in cuore. E in particolare mi ha commosso il fatto che anche la comunità valdese, la comunità ortodossa e la comunità musulmana ha pregato per me. Che bella esperienza di ecumenismo e di rapporto interreligioso, davvero molto bella. Quando si è di fronte alla morte, io mi sono reso conto di questo. Sono stato due giorni e mezzo, lucidamente, con la certezza di poter morire, e mi sono reso conto che due cose contano, la fiducia in Dio e le relazioni. La fiducia in Dio non mi ha abbandonato, e anzi, grazie a quella, sono stato sereno dal primo giorno fino ad oggi, e le relazioni, gli affetti, tutto il resto crolla. E è curioso che quest'anno il tema della diocesi fosse le relazioni, e le ho davvero sperimentate. Le relazioni sono vitali, ti tengono su, ti fanno vivere. E io posso proprio dirlo, mi hanno fatto vivere, grazie anche a tutte queste relazioni, questi affetti e alla preghiera di tanti, che sono ancora vivo.